voi della vostra presenza, dopodiché i musei della città di Brno, l'Istituto Italiano di Cultura, l'ambasciata, eccetera, eccetera, e veniamo a noi a questo libro che si chiama Pellico, turista per forza, in viaggio tra le prigioni di mezza Europa. Perché è stato scritto? Perché quest'anno sono i 200 anni dalla carcerazione, dalla condanna a morte trasformata poi dall'imperatore Francesco I in 15 anni di carcere duro e l'entrata qui nello Spielberg. E per questo io sono molto lieto di presentare questo libro in questo luogo. Intanto metto giù alcune date. Silvio Pellico nacque a Cuneo, a Saluzzo in provincia di Cuneo, quindi in Piemonte, nel 1789 e morì a Torino nel 1854. Nacque da una famiglia molto religiosa, il fratello fu confessore gesuita, confessore di Re Carlo Alberto di Savoia, due sorelle diventarono suore, un fratello soltanto condivise gli ideali illuministici di Silvio Pellico, il quale li aveva appresi in Francia mentre era ospite di un parente a Lione. A Milano, tornato in Italia, a Milano insegnò la lingua francese nel collegio degli orfani dei militari napoleonici del Regno d'Italia. A Milano conobbe gli intellettuali più importanti italiani di allora come Vincenzo Monti e Ugo Fossolo, il poeta Ugo Fossolo, scrisse alcune tragedie irripetibili perché ridondanti di retorica, eccetto una tragedia, Francesca da Rimini, che viene ancora ricordata. Caduto Napoleone, entrati a Milano gli austriaci, Pellico rimase senza lavoro, disoccupato. Fece il precettore in una famiglia nobile, cioè l'insegnante in una famiglia nobile. Si trovò molto male durante il regime instaurato dagli austriaci, i quali introdussero il codice penale del 1803 che difendeva l'assolutismo, la partecipazione, il dominio religioso della Chiesa Cattolica nell'impero austriaco e l'ordine sociale degli austriaci. Ecco, questa vedete è una caserma austriaca, quella che adesso è Corso Buenos Aires, una delle vie più importanti della città di Milano. A Milano il Pellico, assieme ad altri intellettuali, diede vita al quindicinale Il Conciliatore, che propugnava idee liberali e illuministe. Contro questo giornale, il governo austriaco mise in campo un quindicinale che si chiamava La Biblioteca Italiana. Nel 1820, il 20 di agosto 1820, Silvio Pellico venne introdotto in una vendita, così si chiamavano le sezioni, l'unità, diciamo, la cellula principale della carboneria. L'idea della carboneria era quella dell'unità nazionale italiana, dell'indipendenza e della democrazia. Esattamente il contrario delle idee dei dominanti austriaci. Il 18 agosto 1820, cioè due giorni prima che Silvio Pellico entrasse nella carboneria, l'imperatore d'Austria, Francesco I, emanò un decreto il quale stabilì che gli affiliati a società segrete doveva essere comminata la pena di morte. Ecco, qui vedete l'imperatore Francesco I e il 13 settembre, esattamente poco meno di un mese dopo, l'esempio di Francesco I fu seguito.
definito anche da Papa Pio VII, il quale con una enciclica, una lettera enciclica, cioè la bolla, anzi con una bolla che si chiamava Ecclesia a Gesù, comminava la scomunica ai partecipanti alla carboneria e alla massoneria. Tra il 1815 e il 1816 Vienna installò due direttorati di polizia, uno a Venezia e uno a Milano, soprattutto in funzione antiliberale e anticarbonara. Nel frattempo l'Austria organizzò una rete di spionaggio in tutta l'Italia, non soltanto in Lombardo-Veneto, ma in tutta l'Italia, per testare, come si dice, per sentire la Volksstimmung, cioè l'umore popolare. In realtà era spionaggio vero e proprio. In Italia, responsabile della rete di spionaggio fu il conte Franz Josef Saurer, che poi fu richiamato a Vienna e fu messo assieme al fondatore della rete poliziesco-spionistica voluta da Francesco I, che era il conte von Bergen. Questi due personaggi, von Bergen e von Saurau, misero in piedi una efficientissima rete poliziesca e spionistica che ai tempi del congresso di Vienna fu studiata da Alexander Christoforovich Benkendorf, un lituano che era l'uomo dello zar Nicola I, il quale poi, tornato a San Pietroburgo, mise in piedi una rete spionistica che poi si trasformò nel tempo nella Ochrana, la polizia segreta zarista, con Lenin nella NKVD, che poi si trasformò in GPU, quindi in KGB e infine in FSB. Vedete che la storia, la qualità, radici antiche della storia. Dunque, Pellico e Pietro Maroncelli era un musicista che aveva studiato al conservatorio di Napoli con illustri personalità come il Paisiello, il quale era, una, come si dice in italiano, una testa calda. Maroncelli e Pellico caddero in questo ingranaggio poliziesco, vengono messi per i primi interrogatori nel carcere di Santa Margherita, fin tanto che diciamo questo in ottobre del 1820. A Santa Margherita rimangono fino quasi a tutto febbraio 1821, quando vengono entrambi trasferiti separatamente a Venezia. E furono trasferiti a Venezia, si imbarcarono a Fusina, questa è un'immagine proprio del tempo, del 1821, di Fusina, di Venezia vista da Fusina, dipinta dal grande pittore inglese William Turner. Pellico fu incarcerato nelle carceri dei Piombi, non esattamente i Piombi, ma nel carcere di Palazzo Ducale, che è adiacente ai Piombi, mentre Maroncelli fu trasferito immediatamente nel carcere dell'isola di San Michele. Ecco, a Palazzo Ducale, Pellico fu sottoposto alla cosiddetta speciale inquisizione criminale, come ve lo dico se ve lo leggo nelle determinazioni del tempo, siccome legalmente indiziato di complicità del delitto di alto tradimento. Fu sottoposto a snervanti costituti si chiamavano così gli interrogatori, secondo il codice penale austriaco, condotti da questo magistrato trentino, Antonio Salvotti, il quale alla fine portò alla confessione di Silvio Pellico
il quale disse: sì, anch'io faccio parte della carboneria. Salvotti era un magistrato molto abile e conosceva molto bene la materia. Conosceva articolazioni, modalità e fini della carboneria, poiché aveva già inquisito e condannato, 13 dei quali alla pena di morte, i carbonari polesani di Fratta Polesine, pena che fu poi commutata in carcere duro. I carbonari polesani del Polesine furono i primi a giungere qui allo Stiber. Francesco I decise questo cambiamento, cioè da pena di morte a carcere duro, perché voleva ottenere nel tempo confidenze e notizie, faceva, come si dice, bella figura rispetto alle famiglie e alla società che chiedevano clemenza. Francesco I non solo volle addirittura in un suo viaggio in Italia, per dimostrare che non temeva la carboneria, fermarsi a Rovigo. Volle fermarsi a Rovigo, dove rimase 3 giorni di andata e addirittura 2 giorni di ritorno, cioè una sfida alla carboneria. Il 21 febbraio 1822, finita l'istruttoria, Silvio Pellico fu trasferito dai Piombi, da Venezia, da Palazzo Ducale, all'isola di San Giorgio, di San Michele, scusate, dove venne letta la sentenza durissima, che poi fu, ecco, questa è l'isola di San Michele, attuale cimitero storico monumentale di Venezia, dove c'era la prigione e dove venne letta la sentenza di morte. Letta la sentenza dell'isola di San Michele, fu portato assieme a Pietro Maroncelli in piazzetta San Marco, nel centro di Venezia, dove su un palco che vedete fu letta la sentenza di fronte alla folla. Gli austriaci temevano una specie di ribellione, che non ci fu, tant'è vero che avevano i cannoni con le micce accese, cioè pronte col fuoco per eventualmente sparare. Dovette attendere un mese nel carcere di San Michele prima che arrivasse il commissario di polizia da Spielberg, dallo Spielberg, che dove aveva portato i carbonari polesani. Il 26 marzo, la notte, prima dell'alba, furono trasferiti in gondola da San Michele fino a Fusina. Fusina, che abbiamo visto prima, nella terraferma, dove prima di salire in carrozza furono incatenati alla mano destra e al piede sinistro. Con loro, sull'altra carrozza, altri due carcerati che dovevano fermarsi però nella fortezza di Lubiana, Laibach. Arrivarono a Lubiana, ecco, vedete la fortezza di Lubiana con una parata militare austriaca. A Lubiana furono lasciati Rezia e Angelo Canova e poi verso, con grande stupore e meraviglia, Pellico e Maroncelli si accorsero che la popolazione, anche al di fuori dell'Italia, li guardava con benevolenza quando arrivavano nei paesi dove erano pernottati. Anche a Vienna, dove proprio in quei giorni, Gioacchino Rossini stava eseguendo con grande successo al teatro della Porta Carinzia, Kerkertochterater, la Zelmira, comunque musica di Gioacchino Rossini, che era molto amato anche a Vienna. E arriviamo a Brno-Brünn. Ecco, la fortezza aveva una lunga storia, inutile che ve la racconti perché gran parte di voi sono, fu costruita, anzi fu rimodernata da Ottocaro, re di Boemia, il quale è interessante conoscere l'intera
panoplia, cioè l'insieme delle lobby della nobiltà, era re Ottokar Drugi, re di Boemia, duca di Austria, duca di Stiria, duca di Carinzia, margravio di Carniola. Era praticamente il sovrano della Mitteleuropa, Ottokar II. E arriviamo al 1783, quando in pieno giuseppinismo, Giuseppe II, ordinò che il castello venisse trasformato in carcere. Però già nel 1620 il carcere, cioè la fortezza dello Spielberg, era stata trasformata in carcere non perpetuo per i protestanti boemi sconfitti nella battaglia della Montagna Bianca, e furono affidati alle cure spirituali, chiamiamole così, del cardinale Franz Seraph von Dietrichstein, quello che curò sostanzialmente la famiglia proprietaria del castello di Niccolò, che era un esponente della controriforma, cioè era sfegatato contro i protestanti. Poi nel 1794 le celle veramente furono aperte per i primi prigionieri politici. Ieri ho visto con grande curiosità e piacere il ricordo, la targa ricordo del Ferenc Kazinczy. Ferenc Kazinczy era l'intellettuale ungherese che si salvò la testa, contrariamente ad altri suoi coimputati, nei Jacobiner processi, processi contro i giacobini, sempre istituiti da Francesco I, e questo Ferenc Kazinczy fu il riformatore della lingua ungherese, e anche lui scrisse il libro sul suo periodo, si chiamava Fogságon Proja, tradotto in italiano Diario delle mie prigioni. Quindi questo è stato un luogo proprio di dove nacque la letteratura carceraria. Saltiamo un po' di anni e arriviamo al 1822, cioè 200 anni fa, quando cominciarono ad arrivare, come dicevo prima, i carbonari polesani, poi Silvio Pellico, Pietro Baroncelli, e infine arrivarono anche i protagonisti del processo ai carbonari lombardi. Nel 1800, negli anni 40 del 1800, qui lo Spielberg ospitò i rivoltosi di Cracovia, in Polonia. Tanto è vero che lo Spielberg, è stato ricordato anche ieri dal direttore, fu soprannominato Kerker der Völker, il carcere dei popoli. La fortezza non è che ospitasse soltanto politici, ospitava molti delinquenti comuni, criminali comuni. E le differenze erano nel trattamento. Fra i detenuti comuni merita ricordare quello con matricola 1042, un leggendario ladro, rapinatore e assassino, Václav Babinski, alias Wenzel Babinski, alias Josef Schmidt, alias Anton Müller, fu il protagonista di molte leggende di canzoni popolari, una specie di Robin Hood boemo. Nel 1927 fu il personaggio principale dell'opera Schwanda Dudak. Schwanda, il suonatore di cornamusa, musica di Jaromir Vanberger e testo di Miloš Karas. Nel 1823, ecco, io salto perché siamo 1823, i detenuti maschi erano 266 e le donne 58. Pellico fu messo in una cella singola, e il capo dei carcerieri era un anziano soldato di Maria Teresa, addirittura di 74 anni, tale Schiller. Le condizioni erano precarie, il cibo era immangiabile. No, Pietro Baroncelli, lo trovate nel mio libro, descrisse la cosiddetta brennzuppe, anzi lui la chiamava brennzuppe, che veniva preparata sostanzialmente, la base di questo cibo veniva preparata due volte l'anno, e dopo ogni giorno veniva ricotta e aggiunta. Salto tutto il discorso della divisa dei carcerati, che trovate bene esposta
nel museo di Spielberg, e ricordo i tre motivi principali di sofferenza: fame, sonno, freddo. Lo stesso imperatore Francesco I seguiva personalmente la sorte di questi suoi prigionieri, come fossero suoi personali prigionieri, informato quotidianamente dal direttore della polizia della Moravia Slesia, Peter von Muth, che fu poi il governatore di Praga. E lo stesso Muth, durante una delle perquisizioni quotidiane, sequestrò a Pellico e a Maroncelli gli occhiali e la forchetta. Allora, gli occhiali furono restituiti il giorno dopo. Per la forchetta, invece, si dovette attendere che arrivasse un nuovo governatore della Moravia, della Slesia, Carlo von Inzaghi, il quale restituì anche la forchetta. Andando proprio correndo, arriviamo all'amputazione, del taglio della gamba. Ecco, i prigionieri, ecco, prima di tutto bisogna dire che i prigionieri avevano tutti quanti la salute rovinata. Un medico italiano che ha fatto delle ricerche anche sulle carte qui dello Spielberg e ha scritto un libro, dice che sostanzialmente si trattava di scarsa e cattiva, lo leggo un attimo, alimentazione, segregazione nelle celle, carenza vitaminica in generale, più che insufficienza epatica e mancanza di vitamina C. Una forma questa, ben nota di patologia, propria di campi di concentramento e concentrationslager della Seconda Guerra Mondiale. La situazione sanitaria era quella di lager. Ecco, su 17, nel 1827, su 17 carcerati politici esaminati, 17 erano gravemente ammalati. Nel libro di Pellico, in Mie prigioni, parla della morte del giovane conte Fortunato Roboni. Peggiorò, aveva la tubercolosi, fu confessato e morì il 13 giugno 1823, perdonando i suoi persecutori. E un altro poi morì anche lì di TBC, che si chiamava Villa. E Maroncelli, torniamo a Maroncelli. Una tumefazione gli venne provocata sostanzialmente questa malattia invalidante, cioè invalidità alle gambe, dai ceppi, dalle catene che dovevano portare ogni sera. Intervennero medici del carcere, pronto medico aulico, pronto medico era una grande autorità sanitaria della Moravia. Infine il governatore von Inzaghi chiese a Vienna che venisse amputato la gamba a Maroncelli. Nel frattempo venne concesso, per tirar su il morale, una razione speciale di vino per invigorire lo stomaco. A Maroncelli, perché si tirasse sullo spirito di bere un po' di vino. E che si aggiunse al giorno dell'amputazione senza anestesia, fu operato dal chirurgo che era il barbiere Fondina, prima, senza anestesia. Vi risparmio la descrizione, che però è scritta nel mio libro sostanzialmente e che è descritta anche dal Silvio Pellico. Ecco, questa immagine è l'incontro di Pellico con Oroboni, poco tempo prima che Oroboni morisse. Questa invece è una fotografia rarissima di Pietro Maroncelli quando fu liberato e quando, dopo Parigi, se ne andò in America, dove insegnò nella scuola di lingua e letteratura italiana fondata da Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte era il librettista di Monza. Lorenzo da Ponte visse parecchio tempo qui in Boemia, in Repubblica Ceca. Viveva nella villa
dove viveva Giacomo Wolfgang Amadeus Mozart, vicino a Brasilia. Ecco, questa è. Andò a finire che Silvio Pellico, questa è un'immagine dell'operazione, come notò il medico del carcere, non emise un lamento. E quando vide che gli portavano via la gamba quella amputata, chiese, non sapeva come remunerare il chirurgo, il barbiere, come ringraziarlo, chiese che gli portassero una rosa che era il suo bicchiere e la donò al chirurgo. Si dice che l'Austria era un paese ordinato. In quel caso non è vero, perché si erano dimenticati sia del ghiaccio sia dell'incerata, per cui Baroncelli dovette attendere altre due ore che portassero su il ghiaccio e l'incerata da Brno. Domenica 1 agosto 1830, scrive Pellico, volgevano 10 anni che io aveva perduta la libertà, 8 anni e mezzo che io contava il carcere duro. 8 anni e mezzo di carcere duro, cioè sul tavolaccio nudo e sempre con le catene. È quella la data in cui, giunse, la faccio in breve, la grazia imperiale. Era di domenica, dopo la messa, Santa Messa, gli fu comunicato che erano stati liberati e alla sera fu messo a ciascuno di noi un tabarro da soldato sulle spalle e un berretto in capo. E così, con i medesimi vestiti da galeotto, ma scatenati, cioè senza catene, scendemmo il funesto monte e fummo condotti in città nelle carceri della polizia. E concludo queste mie parole, purtroppo ho dovuto sintetizzarle, ma spero che abbiate capito, con il benvenuto che la città del Brno quella sera offrì a Pellico e Maroncelli. Pellico così scrisse: era un bellissimo lume di luna, le strade, le case, la gente che incontravamo, tutto mi pareva sì gradevole e sì strano dopo tanti anni che non aveva più veduto simile spettacolo. Francesco I mandò questo padre Lucic, il quale li ricattava, voleva avere notizie. E, per esempio, Maroncelli ebbe delle parole durissime verso questo confessore, questo Lucic, il quale alla fine fu premiato dal Vaticano. Allora c'era l'alleanza trono e altare, fu premiato e fatto vescovo di Cattara. Quindi vedete, è molto interessante. Dallo Spielberg si arriva alla diocesi di Cattaro, si arriva al governatorato di Praga, si arriva al KGB, volendo. Quindi purtroppo il libro è piccolo, perché voi sapete che i libri, ormai la televisione nella quale io ho lavorato, ha rovinato l'editoria. Bisogna fare dei libri smilzi, condensare perché siano letti.
ormai, caro professore, i libri grandi li leggiamo io e lei le pochi altri. Grazie ancora. Martiri di Belfiore, se ci ricordiamo, lui non disse assolutamente nulla e fu poi mandato nella fortezza di Theresienstadt. Quindi noi parliamo di Pellico, di Baroncelli, dei Carbonari lombardi, dei Carbonari foresani e tuttavia tanti altri che sono stati forse dimenticati furono mandati nelle carceri delle fortezze di Josefstadt e di Theresienstadt. Ecco, questo volevo aggiungere e adesso mi pare di aver veramente finito.